mela però, per una buona mela però, per una buona mela lo so, qualsiasi cosa io farò. Ciao bellissima, come ti chiami? Bianca. Ciao Bianca, allora lo sai che le mele fanno proprio bene alla salute? Ma sì che lo so, tu non hai idea perché io sono diventata grassissima senza mangiarle. Adesso ho imparato che la buccia della mela ti aiuta un sacco a dimagrire perché ti dà un sacco di senso di sazietà. Ok, ma la mela la mangi con la buccia o senza buccia tu? Con la buccia, perché ha un sacco di fibre. Col perizoma o senza perizoma? Senza perizoma. Wow, è così che mi piace a me. Allora, io a questo punto ti sfido a un gioco. Siamo alla prima e qui alla prima sta per andare in scena il kissing prank. Tu devi indovinare quando pesa la mela che hai in mano. Se sbagli dovrei darmi un bacio. Sei pronta? Sono prontissima. Secondo me questa mela pesa 130 grammi. Oh oh, hai sbagliato. Prepara la linguetta perché adesso me la slinguazzo tutta. Vieni. E 1, 2, 3, non essere gelosa se una mela mangerò, non essere golosa se un maiale salverò, con te, che sei la mia passione, io mangio la mela sul mattone. Ciao bellissima, sei scatenata peggio di un'insalata. Come ti chiami? Gianna. Ciao Gianna, guarda la telecamera e manda un bacino con la mela. Perché le mele fanno tanto bene, tu lo sai, è vero? Sì, contengono i flavonoidi capaci di aumentare la densità ossea e di prevenire l'osteoporosi. Guarda che abbiamo visto che hai letto sul foglio, sei proprio una furbacchiona, questo lo dovevi sapere a memoria. Va bene, allora io a questo punto ti sfido al kissing prank. Se non indovini il peso esatto della mela, mi devi dare uno di quei baci che altro che mela e principe azzurro, tu svieni per il piacere. Mezzo etto. No, hai sbagliato. E allora preparati a baciarmi, baby. Manchi più dell'aria, manchi a questa bocca, che cibo più non tocca, la mattina senza mele, mi fa stare troppo male, per questo voglio te, e la ficchi in bocca la mela, leva sta mela, ma sei un po' bricconcella tu. No, perché le mele vanno mangiate. Sì, ma non conficcate nella bocca dei poveri esseri ienistici. Allora, saluta la telecamera e chi ci guarda. Ciao a tutti. Fai vedere la bellissima mela. Come ti chiami? Sabrina. Sabrina, fai come me. Fai come me. La mela. La mela. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. La mela. Wow, wow, wow. La mela. Wow, wow, wow. Allora, a parte farmi fare cavolate, lo sai a cosa serve la mela? Sì, mangiare molte mele previene l'Alzheimer per via della quercitina che difende dall'attacco dei radicali liberi. Ma hai studiato? Come mai sai tutte queste cose? È perché noi dobbiamo studiarle perché abbiamo a che fare con persone che sono attaccate da questa malattia. Tu cosa sei? Una? Soccorritore. Benissimo, di emergency. Di emergency. Allora, senti, bella, adesso devi fare il kissing prank con me. Devi indovinare quanto pesa la mela. Allora... questa mela pesa 150 grammi. Hai sbagliato. E il kissing prank prevede che a questo punto tu mi debba dare un bacio. Vieni. Kissing prank game con una bella fanciulla che poi se non indovina quando pesa la mela mi deve dare un bacio smacchiante. Allora, benvenuti tutti al Kissing Prank vegano. Come ti chiami, bella? Chiara, il mio nome è Chiara.
Allora, Chiara, canta con me. Mela, 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 io ti mangio mattina e sera. Wow, 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 wow. Riproviamo. Mela, 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 io ti mangio mattina e sera. Wow, wow, wow. Vai col wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Bravissima. Allora, fai vedere la mela che abbiamo, perché questa fa parte del Kissing Brand Game. Diciamo subito se sai qualche beneficio della mela. Allora, la mela, il beneficio della mela è che previene il cancro ai polmoni. È nel 50%. Sì, diciamo che mangiando, vedo che hai studiato e sei preparata, mangiando parecchie mele al giorno, succede che il rischio di ammalarsi precipita del 50%. Benissimo, brava, brava, brava. Però adesso viene il bello del gioco. Quanto pesa la mela che hai in mano? 150 grammi. Che peccato, hai sbagliato. E a questo punto mi devi dare un bel bacio. Va bene. Vieni qua.